caso, il caso che ci rientriamo, Simone, questa non sarà la nostra. Una vacanza trasformata nel peggiore degli incubi per quattro amici salentini arrivati a Tel Aviv lo scorso martedì per qualche giorno di relax, ma che da sabato sono sotto ai bombardamenti e senza, al momento, la possibilità di rientrare in Italia. È appena esploso un missile. Eccolo! Oddio! Bloccati in aeroporto, chiedono aiuto Giuseppe Migliali di Galatone, Simone Briganti di Lecce, Massimiliano Perrone di Sogliano Cavour. Chiedono l'intervento urgente del governo italiano. La situazione è davvero difficile, aspettiamo la sera con il terrore dei bombardamenti. Vorremmo chiedere al governo italiano un aiuto perché siamo bloccati a Tel Aviv. Siamo abbastanza provati e non sappiamo come tornare in Italia. Quindi chiediamo al governo italiano di darci una mano per poter rientrare. La situazione è veramente difficile, oramai noi aspettiamo il calare delle tenebre col terrore dei bombardamenti, perché quelle sono le ore peggiori e le ore in cui, ad esempio, già adesso in questo momento sta iniziando alcune esplosioni. E noi chiediamo il più possibile di poter tornare il prima possibile in Italia. Abbiamo assistito ai primi bombardamenti già dalla finestra della struttura nella quale alloggiavamo, sistemazione che abbiamo dovuto lasciare ad oggi senza sapere quando e come poter ripartire per l'Italia, ci raccontano. Avevamo non solo un biglietto, ci eravamo calendarizzati più biglietti, uno al giorno, proprio per avere la possibilità di partire, perché immaginavamo che qualcuno fosse cancellato. Quello di oggi ci hanno cancellato, quello israeliano di domani, tra l'altro fatto con la società che ci consigliava la Farnesina stesso, pure quello non c'è speranza di partenza, perché solo una società sta partendo e non ha più biglietti, hanno addirittura chiuso il ticket point, si figuri, non c'è proprio neanche la possibilità, è inutile che parlate, tanto biglietti non ce ne sono, è tutto pieno per i prossimi giorni, comunque stanno cominciando i bombardamenti, chiudiamo. Eccoli, dietro al palazzo.